Amici di MePiù, è ancora in corso lo spoglio per le elezioni europee, ma le proiezioni ormai stanno raggiungendo un margine di certezza relativamente alto e quindi possiamo già parlare con una certa cognizione di causa dei risultati e quindi di chi sono i vincitori e chi sono gli sconfitti. Senza dubbio il vincitore di queste elezioni è Matteo Salvini. La Lega è senz'altro sopra il 30% e, secondo alcune proiezioni, addirittura raggiungerebbe una cifra intorno al 33%. Viceversa, il Movimento 5 Stelle, che nelle politiche aveva sfiorato il 33%, scenderebbe intorno al 20% e sarebbe superato dal Partito Democratico di 1 o 2 punti, quindi il PD di Zingaretti sarebbe tra il 21 e il 22. Che cosa vuol dire tutto questo? Innanzitutto, a livello di area di governo ci sarebbe in teoria un rafforzamento, perché la somma dei voti di Lega e 5 Stelle dopo un anno di governo molto difficile, con la stampa tutta contro, con una serie di problemi anche a livello di economia, anche a livello di congiuntura economica negativa a livello globale, comunque sia l'area di governo avrebbe una crescita, arriverebbe intorno al 53-54%, però si invertono i rapporti di forza, quindi gli italiani premiano nettamente la Lega e puniscono il Movimento 5 Stelle. Probabilmente questo è causato dal fatto che la Lega ha una politica molto riconoscibile, in particolare per quello che riguarda il tema dell'immigrazione e della sicurezza, mentre il Movimento 5 Stelle paga una certa ambiguità di fondo su tutti i temi politici più importanti, perché il Movimento 5 Stelle a livello della politica europea, dell'austerità, della lotta all'oppressione di Bruxelles è passato su posizioni diverse a secondo dei momenti, anche sull'immigrazione e sugli altri temi oscilla su posizioni differenti, dal sì allo Ius Soli a poi ad appoggiare di fatto le misure di contenimento dell'immigrazione di Matteo Salvini. Quindi sicuramente l'ambiguità di fondo del Movimento 5 Stelle, il suo non essere chiaramente identificabile sulla base di una serie di questioni e di divisioni a livello politico, lo ha penalizzato. Molti si stupiscono, nei commenti io leggo molte persone che sono sbalordite dal fatto che il Partito Democratico viaggi intorno al 20%, o forse qualcosa di più. Io non trovo che ci sia di che stupirsi, perché bisogna ricordarlo, esiste una fetta della popolazione italiana che è intorno al 20-25%, che è molto ricca, che ha guadagnato dall'impoverimento generale, perché si trova nella condizione con i suoi redditi di avere accesso a più beni e soprattutto a più lavoro delle altre persone. Un abbassamento della ricchezza degli altri significa un aumento delle proprie condizioni di vita e quindi ha tutto l'interesse a mantenere lo status quo, oltre poi alla questione della martellante campagna mediatica a Rete Unificata, a Giornali Unificati e a personaggi del mondo vipparolo, della cultura e non solo unificata, che descrivono la minaccia del ritorno del fascismo e quindi sicuramente fanno in modo che una parte della popolazione ritenga di essere a rischio regime e quindi si rivolga al PD per questa ragione. A questo punto bisogna capire quelli che sono gli scenari che si aprono, e sono diversi. Io credo che il risultato del voto possa spingere i giallo-verdi dovrebbe spingere i giallo-verdi ad essere più incisivi sulle politiche di cambiamento che finora sono state più accennate che portate avanti. E dovrebbe anche, diciamo, far riflettere la dirigenza del Movimento 5 Stelle sul fatto che, in particolare, l'occhieggiare al PD
e a una serie di temi cari al PD, come appunto il rischio autoritarismo e l'attenzione per le raccomandazioni di Bruxelles, non paghi. Però i numeri ci dicono anche un'altra cosa. Oggi c'è se questi numeri sono, li proiettiamo a livello nazionale, ci sarebbe la possibilità per Matteo Salvini, per la Lega, di fare un'altra maggioranza, nel senso che anche lasciando a casa nonno Silvio, Lega e Meloni potrebbero avere i numeri per fare un nuovo governo. Io non credo che sia questa l'intenzione di Salvini, a prescindere dal fatto che i numeri eventualmente potrebbero consentirlo. Io credo che Salvini voglia proseguire con il governo giallo-verde, ma sicuramente, soprattutto per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, è necessario un cambio di passo, o diciamo un'accelerazione sul passo che si è tenuto, perché soprattutto è a livello delle misure economiche, che sono quelle che più interessano il Movimento 5 Stelle, quindi la questione del reddito di cittadinanza, la questione dello Stato sociale, la questione dell'aiuto al Sud, eccetera, eccetera, si deve essere molto, molto più incisivi di quanto lo sia stato. Si parla sui media anche di una rinascita del PD, non è così. Il Partito Democratico è comunque larghissimamente minoritario nel paese, perché il 20% che ha preso, in condizioni oltretutto che, per le ragioni che prima ho detto, estremamente vantaggioso, non gli serve a nulla, non ci fa assolutamente nulla, non ha alleati. I suoi alleati naturali, la sinistra fucsia e gli ultraeuropeisti sorosiani dell'Abbonino, sono addirittura sotto la soglia di sbarramento, quindi non esiste una prospettiva politica per un governo del PD anche in questo momento, che dovrebbe essere quello più favorevole, quindi il PD di fatto è fuori dai giochi. L'azione del governo poi dovrebbe essere facilitata, un cambiamento di passo del governo dovrebbe essere facilitato da alcuni risultati a livello europeo, dove la Le Pen avrebbe sconfitto Macron e sarebbe prima nelle elezioni francesi, e Farage avrebbe preso una caterva di voti, il 32-33% in Gran Bretagna, quindi due dei maggiori paesi, insieme all'Italia, tre dei paesi più importanti dell'Unione Europea, di cui due paesi fondatori, Italia e Francia, avrebbero la vittoria a partiti o movimenti che si oppongono fortemente alla visione germanocentrica di Bruxelles, mentre l'Inghilterra se n'è proprio andata e conferma la sua volontà di andarsene. Quindi Salvini e Di Maio hanno tutti gli strumenti per imprimere un cambio di passo nelle politiche nazionali in contrasto con quelle raccomandate da Bruxelles. Bisognerà vedere se avranno la capacità e la volontà di farlo, perché se questo succederà, la momentanea debacle dei 5 Stelle sarà destinata a risollevarsi, cioè i 5 Stelle, una volta che avessero la possibilità di fare politiche economiche e di conseguenza sociali fortemente espansive, riprenderebbero i voti che hanno perso e Salvini confermerebbe i suoi. Quindi i numeri ci sono per una politica radicalmente diversa, bisogna vedere se ci sarà la volontà.